L'intervento della dottoressa Sabina Diamanti, che è consigliere CONAF e coordinatore del Dipartimento del Paesaggio e Pianificazione dei Sistemi del Verde, che ci parla proposti per la crescita quantitativa e qualitativa degli spazi verdi. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio. È spento? No, ero lontana. Okay. Prima a me e ai colleghi sono stati fatti ringraziamenti perché veniamo da lontano, ma per me venire qua in Sicilia è sempre un piacere, quindi non è assolutamente uno sport. Spesso, come capita, chi parla al termine della mattinata un po' si ripete, quindi cercherò di essere veloce sulle tematiche già affrontate, tanto anche l'ora tarda mi favorisce in questo compito. Scusate, le faccio così con la... Allora, vabbè, questa è una slide introduttiva, proprio con uno spot di tutte quelle che sono gli aspetti del verde urbano e non sono neanche questi. E mi interessava rimarcare questa frase di Le Corbusier, che sappiamo tutti perfettamente chi sia, il quale indicava che i materiali dell'urbanismo sono il sole, il cielo, gli alberi, l'acciaio e il cemento, in questo ordine e in questa gerarchia. Peccato che tanti che poi lo hanno succeduto non hanno adottato questa sua affermazione. Sui numeri del verde ha appena parlato il collega, per cui non mi dilungo. In effetti, tra l'altro, sono dati antecedenti anche all'entrata in vigore della legge 10, per cui vedremo prossimamente, quali saranno le variazioni a seguito di questa introduzione. Sono i dati ufficiali su cui noi abbiamo elaborato anche le relazioni odierne, però indubbiamente riguardano un campione abbastanza limitato di quelli che sono i capoluoghi, i comuni nazionali. E considerate che circa 500 comuni italiani hanno un numero di abitanti superiore a 15.000, per cui dovrebbero essere tutti soggetti alla normativa che è entrata in vigore. Gli indicatori che sono stati analizzati, sono stati quindi riportati in questo report, sono tra l'altro quasi tutti indicatori quantitativi. Arriveremo poi a dire che secondo me questo è un aspetto molto importante su cui si dovrà lavorare. Ne ha già parlato il collega, quindi la percentuale di verde pubblico sulla superficie comunale, quindi dati che comunque dimostrano che siamo ancora molto indietro nella diffusione del verde urbano. L'altro indicatore è la disponibilità di verde pubblico pro capite, però anche in questo caso, essendo un valore quantitativo, da risultati falsati, perché a parità di quantità di verde i comuni meno popolosi presentano valori maggiori e viceversa. L'altro indicatore che invece è un po' più qualitativo è quello che riguarda le tipologie di verde urbano. Con il nuovo rapporto sono state introdotte 4 nuove tipologie, che sono le aree sportive all'aperto, gli orti urbani, la forestazione urbana e poi tutte quelle caratteristiche di verde che non rientravano in queste tipologie, quindi gli orti botanici, i giardini, i cimiteri, eccetera. Le tipologie tradizionali invece erano il verde storico e i giardini, quindi quelli tutelati dal decreto legislativo 42 del 2004, il verde attrezzato, che poi riguarda praticamente tutto il verde di corredo, soprattutto alle infrastrutture, le aree di arredo urbano, queste le infrastrutture, e i giardini scolastici. Naturalmente anche in questo caso le valutazioni sono state fatte solo nelle città che presentavano una percentuale di verde urbano superiore all'1%, per cui delle 60 città analizzate ne abbiamo perse altre 11, quindi un bacino di dati sempre più ridotto. Abbiamo appena visto quali sono gli strumenti di governo del verde, per cui andrei oltre nell'immagine successiva, che presenta soltanto questi diagrammi a torta. Perfetto. Un attimino solo che
Quindi, come vedete, i valori dei numeri di chi ha adattato i piani del verde, i regolamenti del verde e quindi il censimento del verde, a conferma di quanto appena detto, sono ancora molto molto bassi. In conclusione, a me risultava, spero che coincidano, 9 città sono dotate di tutti e 3 gli strumenti: Monza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Forlì, Prato, Pesaro e Palermo. 9 città non ne hanno nessuno approvato, tra cui il mio capoluogo di provincia, La Spezia, cosa di cui sono molto orgogliosa. Allora, le osservazioni su questo report sono che appunto c'è un campione limitato di città che viene analizzato, comunque in sintesi pochi comuni sono in regola con la redazione dei documenti previsti, in molti non sono rispettati i parametri quantitativi previsti, quindi ricordiamoci sono esclusivamente quantitativi, e c'è naturalmente una necessità di implementare il questionario posto alle amministrazioni con le informazioni che riguardano il piano di gestione e monitoraggio del verde e il sistema informativo del verde, perché nel censimento del verde non sempre viene interpretato insieme il discorso del GIS e del censimento. Poi il GIS, come hai detto tu, è proprio una cosa complessa che aiuta moltissimo l'amministrazione, no, nella gestione. Quindi abbiamo visto quindi un quadro piuttosto tragico, che è sempre sotto gli occhi di tutti, e delle funzioni anche ne abbiamo parlato, quindi nonostante sia in grado di, ormai anche questo è un valore acquisito, di riconoscere al verde tantissime funzioni sia di carattere ambientale che sociale, purtroppo ancora le amministrazioni, quelle che io definisco illuminate, non sono tantissime. Sulle funzioni del verde andiamo pure velocemente, quindi c'è le funzioni vada pure ambientale, funzione sociale, perfetto. Però secondo me, ecco, una cosa importante è proprio questa, cioè quantità verso qualità. Noi a volte si parla di quantità, anche i comuni, diciamo, che magari denotano una quantità di verde urbano sufficiente, non è detto che poi abbiano una qualità che consenta la fruibilità di questo verde. Ecco, questa è un'immagine di un plesso scolastico importante nella provincia di La Spezia, da cui provengo, perché era stato studiato in maniera molto, diciamo, intelligente, e raccoglie tutto dalla scuola materna, l'asilo, le scuole medie, le elementari, le medie, quindi tutte le scuole dell'obbligo, e poi c'è anche un istituto superiore. Quello che vedete con quei poveri 4 alberelli intorno era un parco in cui erano stati collocati dei platani. La Spezia ultimamente è stata devastata dall'attacco del cancro del platano, per cui li stanno eliminando tutti, e tantissime alberate erano state realizzate con i platani, per cui c'è stata una sostituzione, fortunatamente in questo caso sono stati sostituiti e non eliminati e basta. Invece qua in questo parco non c'è stata alcuna sostituzione, è bruttissimo a vedersi, ve lo garantisco perché ci passo tutte le mattine, e attualmente l'amministrazione non ha presentato una proposta di riqualificazione di questo ambito. L'unica cosa positiva è che ci giocano i ragazzi, lì c'è una comunità di sudamericani che ci giocano a baseball, per cui almeno c'è stato un riutilizzo di quest'area, che essendo rimasta senza vegetazione comunque viene utilizzata, ma indubbiamente non era diciamo l'idea progettuale di base di questa struttura. Adesso vi faccio vedere alcuni progetti che mi hanno gentilmente concesso dei colleghi, nei quali si vede l'importanza della riqualificazione del verde urbano, quindi non parliamo solo di quantità ma anche di qualità, e quindi di un verde che possa essere fruito. Questo è un progetto di un parco di via Roma, realizzato dalla collega Oggioni di Milano, e dove si vede praticamente che all'inizio questo era un ammasso di piante senza assolutamente un progetto di
di fruibilità che è stato riqualificato con la creazione di una pista ciclopedonale. E adesso anche queste fortunatamente stanno prendendo piede in alcune amministrazioni. Oggi mi dispiace parlare della mia città, noi le abbiamo a Tocchi, quindi ogni tanto uno si scontra poi con dei camion che sbucano dalle vie traverse, per cui ecco, anche nella progettazione ci vuole veramente del personale qualificato, perché poi a volte le amministrazioni si riempiono la bocca di numeri e dicono a Spezia ci sono tot chilometri di pista ciclabile, peccato che è frammentata e anche quella ha una utilizzabilità scarsa. Questo è un altro esempio di riqualificazione di un'area che prima assolutamente non aveva un'identità e che è stata trasformata in un parco fruibile. Naturalmente tutti questi progetti devono essere contestualizzati, no? Perché come diceva anche alcuni relatori che mi hanno preceduto, quindi la scelta delle specie, l'impianto, tutto quanto deve essere naturalmente studiato per essere assolutamente inserito nell'ambiente in cui andiamo ad operare. Questo è un progettone che ha visto coinvolti due colleghi, Andrea Di Paolo e Rita Vega, che sono emiliani, con il quale praticamente sono riusciti a recuperare l'area sovrastante. Questa era l'immagine, praticamente un'area che era l'ex ippodromo di Modena, al di sotto della quale è stato realizzato un mega parcheggio di oltre 1000 posti auto, e che ha previsto quindi la riqualificazione anche dell'area superiore, in quanto nel momento in cui sono stati realizzati gli scavi sono emerse anche delle rovine romane che sono state recuperate, quindi è stata ricostruita il percorso originario storico e quindi è stato realizzato questo parco archeologico. La piantumazione delle specie è stata fatta risalendo a quelle che erano le varietà del tempo, quindi hanno utilizzato soprattutto bossi e hanno riqualificato anche tutta la corona, diciamo, intorno all'ex ippodromo con la piantumazione di alberi ad alto fusto. Quindi vedete che anche questo è un progetto veramente di grossa entità. Considerate che su 30 milioni, oltre 30 milioni di euro di spesa per la realizzazione dell'intera opera, soltanto 2 milioni sono stati quelli destinati alla realizzazione delle opere a verde. Quindi anche questo dovrebbe ogni tanto far dare da pensare. Questo vada pure oltre, tanto è... Ok. Questo è un altro esempio di riqualificazione di un parco urbano realizzato dalla collega Pescari di Vicenza. Anche in questo caso si vede che inizialmente praticamente era un... Se andiamo nella slide successiva si vedono magari... Ah, grazie. Vada pure avanti, grazie. Si trattava di un intrico di vegetazione senza alcun significato, con vecchi percorsi inutilizzabili. È stato poi trasformato con la realizzazione di spazi aperti, perché a volte, ora non è questo il caso perché vicino comunque a una villa il parco è abbastanza piccolo, però a volte i parchi urbani hanno anche dei problemi di sicurezza, non soltanto legati alla stabilità degli alberi, perché se non vengono poi mantenuti diventano dei luoghi, non vorrei essere un po' pesante, però dove a volte si riuniscono anche... Bravo, grazie, non mi veniva la parola. Emarginati sociali, vedo che abbiamo reso l'idea. E per cui ecco, la riqualificazione anche in questo senso è fondamentale. E qua la creazione di spazi aperti e luminosi indubbiamente aiuta la fruibilità e scoraggia alcuni assembramenti di persone. Ecco, qui non è influenza, è allergia. Vi presento un progetto che non è di riqualificazione, ma è di formazione, di crescita, perché come lo posso anticipare, secondo me tutto questo percorso di riqualificazione
deve essere assolutamente legato a un percorso di crescita culturale, perché tanto per fare un esempio, quando è stato redatto il piano regolatore nuovo del comune di Santo Stefano Magra, insomma dove stanno i miei genitori, sapete che il piano poi viene messo a disposizione delle osservazioni dei cittadini. Mi fa piacere che nel caso, in alcuni casi con la Floridia emblematico, ci sia una partecipazione positiva, ma lì la frase che sentivo per la maggiore era: perché il mio terreno non è diventato edificabile, quello del vicino sì? Per cui ritengo che il percorso di crescita culturale sia fondamentale, altrimenti stiamo veramente a parlare di nulla. E quindi la collega Roberta Andaloro, che è qua presente, che mi ha mandato delle spettacolari realizzazioni di giardini e magari ci sei rimasta male perché ho fatto vedere questa cosa, ma secondo me invece era importantissima, perché l'educazione, la crescita, quindi crescere insieme, che è proprio crescere in natura, il nome del progetto, è importante proprio per creare la sensibilità nei nostri futuri fruitori del verde. Quest'ultimo esempio è legato a un altro aspetto secondo me importantissimo, che è quello che consente di migliorare la qualità della vita anche di persone con problemi di salute di vario tipo. Ora, questo è la realizzazione di un terrazzo prossimo a una, in una struttura per malati di Alzheimer. Ci sono tantissime realizzazioni analoghe a questa fatte da colleghi che consentono offrono un piccolo aiuto a queste persone che hanno queste tipologie di sofferenza, creandogli un po' dei ricordi, perché sono costituiti con percorsi ormai sono non mi vengono le parole olfattivi tattili, sensoriali, che ritengo molto importanti proprio per andare incontro anche a questi disagi. Nella diapositiva precedente, quella sul miglioramento della qualità della vita, abbiamo anche un collega, tra l'altro, che si è occupato di piante ipoallergeniche e crea quindi questi giardini, anche questi, perché poveri, c'è tante persone ormai che soffrono di allergie, si possono creare comunque degli spazi aperti che possano essere fruiti anche da persone con queste problematiche. Per cui il ruolo del progettista, quindi il nostro ruolo, perché la conoscenza delle caratteristiche vegetali ci è propria, però non è solo il nostro ruolo. Io ritengo che la progettazione sia un contesto assolutamente multidisciplinare, deve essere quello anche di comprendere, quando si parla non ci si rende conto del tempo che passa, di comprendere quelle che sono le esigenze e utilizzare tutte le conoscenze che abbiamo a disposizione. Quindi ho le ultime due diapositive, questo l'ho già detto, quindi ci vogliono amministrazioni illuminate, progettisti qualificati e il coinvolgimento dei cittadini con la crescita culturale. Il CONAF, quindi nel dipartimento che coordino, naturalmente svolgerà attività in questo senso, soprattutto anche nella parte di monitoraggio a sostegno del Comitato per lo Sviluppo del Verde. Io ho già iniziato a realizzare, a cercare di costruire una rete di colleghi, perché indubbiamente la conoscenza di quelle che sono i dati reali, quindi conoscere in realtà tutti i comuni che hanno adottato della pianificazione, delle regolamentazioni e quant'altro, è fondamentale. Per cui sto costituendo questa rete, alcuni hanno già aderito e vi terremo assolutamente aggiornati su quella che è l'attività del Consiglio. Grazie a tutti. Grazie Patrizia. Adesso passiamo la parola al dottor Quaglia Giancarlo, coordinatore del Centro Studi del CONAF, che per esigenze di tempo dovrà contenere il suo intervento entro